Oggi ci troviamo qua dopo un'infinita discussione su questo decreto che ha visto protagonista la Commissione Bilancio e la Commissione prima della Camera a lavorare giorno e notte sul decreto, velocizzando il tutto perché c'era assolutamente bisogno di arrivare a questo voto, e poi abbiamo scoperto che invece il Senato ha deciso di riformulare la proposta sulla quale il Governo stesso aveva messo la fiducia, smentendo il Governo. Ma ci hanno detto di accelerare il più possibile, ci è stato chiesto di accelerare il più possibile perché questo era il decreto che salvava tutti i mali di questo Paese, che risolveva la crisi economica, che risolveva la crisi occupazionale, che risolveva le situazioni delle imprese e dei disoccupati italiani tutti. Così l'ha presentato il Presidente del Consiglio in una conferenza stampa in pompa magna e in una conferenza stampa dove ci ha raccontato che in 100 giorni sarebbe riuscito a risolvere tutto, avrebbe dato risposte concrete a questo Paese. E invece ci troviamo in una situazione a valutare un decreto che non ha dentro quasi nulla, che non ha dentro nemmeno i contenuti che indicano le premesse, dove l'Unione Europea dice dovete fare le riforme e questo decreto va incontro alle richieste dell'Unione Europea. Ma qui di riforma non c'è nulla, non è un decreto che riforma niente, non è un decreto che fa una riforma, non è un decreto che affronta una situazione generale, ma affronta singole situazioni, creando un decreto omnibus in totale confusione che tocca vari e svariati argomenti senza risolverne uno. Pare che alcuni messaggi di questo governo portino a dire che la situazione economica di questo Paese si stia risollevando, non sia più quella di prima, si sta arrivando ad una ripresa economica, ma i dati dicono esattamente il contrario. I dati dicono che il debito pubblico aumenta, i dati dicono che la disoccupazione aumenta, i dati dicono che le imprese chiudono, i dati dicono anche che questo Paese non ha risorse per affrontare la situazione, e in una discussione alquanto surreale all'interno del Governo ci troviamo in una situazione dove c'è chi dice togliamo l'IMU, togliamo l'aumento dell'IVA, e c'è qualcun altro che dice non ci sono i soldi per far questo, dobbiamo fare qualcos'altro. Allora mettetevi d'accordo, perché questo ci è stato presentato come il governo di servizio, ci è stato presentato come un governo risolutivo che avrebbe affrontato la grave crisi economica di questo Paese. Ci siamo sentiti rispondere in alcuni dibattiti all'interno anche della Commissione e dal governo stesso su alcune proposte che noi avevamo fatto, che cerchiamo di tutelare ancora la parte ricca di questo Paese, come se qualcuno pensasse che esiste una parte ricca in questo Paese, ma chi viene dal nord come noi si rende perfettamente conto che chi ha fatto del lavoro un principio di dignità, di valore ed anche un principio familiare, oggi arranca, oggi fa fatica, oggi chiude se non l'ha già, rischia di chiudere se non l'ha già fatto, oggi non gli viene concesso il credito dalle banche, oggi non gli viene dato un sostegno rispetto alla propria attività, e non solo per una condizione di crisi di mercato, non è vero questo, ma per una situazione dove questo Paese non affronta le riforme e non affronta quello che serve. Noi ci aspettavamo di avere, che all'interno di questo decreto presentato, come dicevo precedentemente, dal Presidente del Consiglio, ci fossero misure che andassero incontro alle imprese rispetto al credito, e non è un bando per gli impianti o i macchinari con cui si risolve la situazione del credito, ma è affrontare quella situazione con gli istituti di credito, che spesso concedono credito a chi magari non è dovuto e spesso non lo concedono invece a quelle imprese che sono imprese familiari e che nel rapporto fiduciario con la banca ne hanno sempre fatto un vanto e una questione di credibilità. Manca tutto un principio, e qui vorrei capire che fine ha fatto il Ministro dello Sviluppo Economico,
che fine ha fatto il programma dello sviluppo economico. Qui manca tutto un programma ed un progetto per l'attrattività di investimenti di imprese sul territorio. Un territorio che, soprattutto nei territori di confine, si trova ad affrontare una concorrenza di altri paesi dal punto di vista dell'attrattività, i quali propongono una tassazione flat al 23%, i quali propongono degli impianti, degli immobili già dimensionati, i quali propongono delle agevolazioni. E chi è lì a 100 chilometri di distanza rischia di andare a finire lì se non lo ha già fatto. E questa cosa noi non l'abbiamo affrontata, lasciando gli investimenti impossibili, lasciando i territori privi di i territori, lasciando senza fare un progetto per la burocrazia zero, senza fare un progetto che agevola gli investimenti di altri territori. Non c'è un programma di sviluppo economico. Sembra quasi aspettiate la fine della crisi economica con messaggi di ottimismo continui, ma non riuscite nemmeno a affrontare il programma di governo, litigando tutti i giorni sulla questione dell'IMU e dell'IVA. I soldi, se volete, potete trovarli nell'attuazione del federalismo fiscale e soprattutto nell'attuazione dei costi standard, che favorirebbero un recupero dal punto di vista economico e soprattutto un'equità della spesa all'interno della pubblica amministrazione. Ma voi non avete il coraggio di fare le riforme. Qualcuno dice che sono stati 100 giorni di immobilismo. Non è vero, perché in questi 100 giorni avete provveduto a risposte surreali. Avete fatto 2 svuota carceri, avete provveduto ad un indulto, pensate ad un'amnistia. E questa è una maggioranza che ha numeri elevatissimi, forse i numeri più alti della storia della Repubblica. Vi siete dipinti come il governo di servizio, ma di servizio per chi? Io faccio mio il discorso del collega Caon dell'altro ieri, che non è il discorso di un deputato, ma è il discorso di un imprenditore del Nord che non ce la fa più ad affrontare questa situazione. Non basta, Presidente Letta e Governo tutto, una comunicazione sobria che consigliamo anche magari di indicare a qualche suo ministro. C'era bisogno di risposte, di riforme e di coraggio. Un coraggio che voi non avete e il vostro ottimismo non compenserà di certo questa mancanza. Vi siete dimenticati in questi 100 giorni di tutto il programma letto dal Presidente del Consiglio alle Camere. Vi siete dimenticati dei lavoratori, dei disoccupati, degli esodati, delle imprese e degli imprenditori. Vi siete dimenticati delle famiglie. Ma vi siete ricordati dei delinquenti ai quali avete dedicato gran parte di questi giorni, salvandoli dalle carceri, e vi abbattete sugli onesti? E dico questo perché oggi, votando questo provvedimento e dopo i provvedimenti che sono stati votati, oggi un'impresa avrà più vantaggi economici nell'assumere un delinquente, un condannato, uno che non va in carcere rispetto a una persona onesta. Questo è il paese che voi ci consegnate oggi. E noi oggi dichiariamo il fallimento di questo governo, un governo che non dà risposte né al paese e nemmeno, quanto pare, a se stesso. Grazie.